perché c'è l'emozione. E allora, per la nona edizione del Memoria Lucchini, a soli 11 anni, Giuseppe Chiarella! Thank you.
vieni qua, vieni qua. Vedi, questi sono i primi film di ieri, sono veramente sempre più alto di ieri. Però i primi di una lunga serie di applausi che tutta la tua carriera riceverai. Goditeli. Fate sentire quanto è bello questa emozione. Vieni tranquillo. Senti Giuseppe, intanto facciamo pure scendere questo... Senti, io prima ho ricordato che tu ti sei avvicinato alla batteria a 4 anni, ok? Giusto? Perché andavi a vedere tuo papà suonare e tuo papà ti ha fatto avvicinare alla batteria, ok? Poi ho saputo anche che tu usavi gli scatoloni degli strumenti musicali nel negozio di tuo padre, li hai rovinati tutti, giusto? Li usavi come percussioni. Sì. Allora tuo padre ha detto, basta, questi mi servono per lavoro, vai a casa. A quel punto è andato in cucina, ha preso la batteria ma di pentole, si è creata una sua batteria e la madre, tua mamma ti ha detto, se vuoi mangiare dammi qualche pentola, e tu ti sei arrabbiato tantissimo. È vero. E fino a qua ci siamo, per cui informazioni giuste e dettagliate che ho avuto. A quel punto tuo padre ha detto, ok, adesso ti insegno a un corso, ti scrivo un corso, va bene? E da lì è partita la tua straordinaria carriera. Da 2 anni che suoni a ottimi livelli, vero? Sì. Hai una tua band? Sì, faccio il batterista a tempo pieno. Grande. Il batterista a tempo pieno è straordinario. Dopo scuola però suoni. E a scuola, quando torni a casa, ti alleni. Un tuo gruppo musicale, una tua band con chitarra, basso, classica, sezione ritmica, ce l'hai? No. Non c'è bisogno. Lui ha suonato con la base stasera, per adesso con le basi, poi più avanti si vedrà. Dalla provincia di Foggia, esattamente da dove? Lucina. Benissimo, Giuseppe Chiarella. Ciao Giuseppe. Bocca al lupo.